Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con l'informazione, questa volta l'approfondimento, lo speciale coronavirus. Abbiamo ascoltato nel corso dell'edizione pomeridiana del TG del quarto caso positivo ad Ostuni, ma adesso concentriamo la nostra attenzione per quanto riguarda coloro i quali non stanno rispettando quelle che sono le disposizioni contenute nel decreto emanato dal Presidente del Consiglio. L'invito è quello di rimanere a casa per muoversi anche a piedi. È sempre necessario avere il modulo di autocertificazione e di giustificare anche il motivo dello spostamento. E fioccano le denunce da parte dell'autorità giudiziaria. Proprio il Viminale ricorda che sono state controllate 142.944 persone e sono state denunciate per inottemperanza appunto al divieto imposto 4.658, 68 invece le persone denunciate per falsa dichiarazione, 66.000 sono gli esercizi commerciali controllati e 382 invece i titolari di esercizi commerciali che sono stati denunciati. E proprio oggi altre 52 persone sono state denunciate in provincia di Brindisi. A Latiano, quindi ci spostiamo a Latiano, dagli ultimi controlli, quelli di ieri, su 24 denunce, ben 7 hanno riguardato Latiano, la città di Latiano. E vediamo qual è la situazione in tempo reale con il sindaco Mino Maiorano. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori di Canale 85. Allora, la situazione con me, voglio dire, c'è, ma questo riguarda un po' tutta l'Italia, non riguarda soltanto la sua comunità. L'invito è quello di rimanere a casa perché il rischio è davvero alto. Sì, io giornalmente sto emanando, diciamo, dei pubblici avvisi proprio per sollecitare i concittadini ad rispettare pedissequamente quello che è il contenuto delle prescrizioni ministeriali e che vanno proprio ad obbligare le persone a rimanere dentro casa, ad uscire fuori soltanto per motivazioni validi, tipo problemi lavorativi o quelli attinenti al proprio stato di salute o per quanto riguarda per recarsi a fare la spesa presso i vari supermercati. Si è stati da una, diciamo, ad una primissima fase di mero invito ad una fase in cui le forze dell'ordine, anche sollecitate da me, hanno applicato quello che effettivamente la normativa prevede, vale a dire le sanzioni nei confronti di chi deliberatamente si spostava senza avere un'autocertificazione o non ha potuto motivare fondatamente i motivi per i quali ecco, era in giro. E pertanto ci sono stati, come Aspetta, sindaco, lei lei sanzio. diceva, sì, Sì, no, sette ho detto. denunce all'autorità giudiziaria per o falsa attestazione oppure ecco, non motivavano fondamentalmente le ragioni per le quali erano in strada. Perché appunto ci si può muovere soltanto per quelle che sono le comprovate esigenze lavorative, oppure per situazioni di necessità o anche motivi di salute. Ecco, per coloro i Sì, quali sì, invece sì. sono impossibilitati, sindaco, a recarsi a rifornirsi di genere alimentare, mi riferisco alle persone anziane e disabili, ecco, credo che sia stata anche attivata la rete della protezione civile, delle associazioni di volontariato. Sì, intanto noi abbiamo anche pubblicizzato una serie di un elenco abbastanza cospicuo di attività e quindi di supermercati, macellerie che forniscono la consegna a domicilio dei propri beni. Pertanto è facilmente individuabile il numero di telefono, si può telefonare e i vari addetti portano a domicilio la relativa spesa. Però oltre a questo io sto coordinando un'attività insieme alla Protezione Civile, ma insieme anche alla Caritas presente sul territorio,
affinché chi è nella materiale impossibilità appunto di spostarsi possa avere comunque quel minimo necessario per la soddisfazione dei bisogni primari. Grazie Sindaco per questo suo contributo. E con l'emergenza coronavirus, quasi 4 italiani su 10 hanno praticamente fatto scorte di prodotti alimentari ma anche di bevande per il timore appunto ingiustificato di non trovarli più disponibili sugli scaffali di negozi e supermercati. E questo quanto emerge proprio dalla prima indagine eseguita sul territorio nazionale dalla Coldiretti. Una situazione che, come ha ricordato Coldiretti, ha cambiato in parte anche le modalità della spesa, con l'11% che ha aumentato l'online, mentre il 7% si è rivolto con maggiore frequenza ai servizi di consegna a casa. Ma ci sono anche le notizie che pervengono dai comuni circa l'organizzazione di quella che è l'emergenza in diversi comuni. Da giorni si sta attuando la sanificazione delle vie e delle piazze proprio per fronteggiare le emergenze. Su richiesta delle amministrazioni comunali, di notte vengono impegnate squadre in attività di pulizia straordinaria del territorio. Intanto salutiamo, perché anche le piccole realtà ovviamente fronteggiano come possono queste emergenze. Siamo collegati in diretta con il sindaco di Villa Castelli. Buon pomeriggio sindaco, Giovanni Balletta. Sì, salve, buon pomeriggio, grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, come vi state organizzando sul territorio, sindaco? Ma noi siamo già attivi da diversi giorni. Siamo stati tra i primi ad attivare la protezione civile per la consegna dei farmaci e gli alimenti a domicilio. Poi ho attivato il COC, il centro di organizzazione comunale, dove fanno parte la protezione civile, i vigili urbani, i carabinieri. Si è aggiunta anche la parrocchia, la Caritas, anche perché in questo momento delicato molta attenzione a quelle famiglie che non stanno lavorando e che magari non hanno proprio lavoro. Tanto è vero che in questo momento stiamo aiutando queste famiglie. Ecco, adesso stiamo vedendo, sindaco, le immagini che hai registrato nel corso della notte proprio a proposito delle operazioni di pulizia del territorio. Sì, sì, ieri sera si è proceduto alla sanificazione del nostro territorio, delle contrade. Non finisce qui, perché continueremo nei prossimi giorni. Già un'altra data, l'annuncio adesso in diretta, sarà fatta mercoledì. Quindi stiamo monitorando il territorio, stiamo facendo in modo che tutto vada per il meglio, che questo momento buio venga superato. Grazie, questo grazie sindaco. Un appello al volo, un appello, l'ultima cosa. Approfitto tramite voi. Restare a casa ormai non è diventato un gioco. È una cosa seria. A chi è tornato in questa notte o questa mattina di autodenunciarsi, di mettersi in quarantena, perché io sto vedendo colleghi miei, infermieri, medici, host e quant'altro, non ce la fanno più, sono allo stremo delle loro forze. Lo dobbiamo fare per loro e lo dobbiamo fare per la vita. Grazie, grazie. Questo è un appello forte che facciamo. Grazie sindaco, e raccogliamo noi questo appello e questo invito a rimanere nelle proprie abitazioni. E intanto è iniziata questa mattina la consegna, informa il Movimento 5 Stelle di Puglia, la consegna alle postazioni di guardia medica della Puglia dei kit di dispositivi di protezione acquistati con i 160.000 euro del taglio stipendi dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Si tratta di una prima trans, come hanno dichiarato i pentastellati di Puglia. E a proposito, appunto, abbiamo detto dell'organizzazione sul territorio comunale, su diversi comuni, grazie anche alla partecipazione delle associazioni di volontariato, della protezione civile, che offrono il proprio servizio per, diciamo, distribuire, per cercare di alleviare i disagi per soprattutto le persone anziane o le persone disabili impossibilitate a muoversi. E a Nardò distribuiscono generi alimentari ma anche farmaci ai più bisognosi. È un servizio questo quotidiano che viene portato avanti in questo particolare periodo difficile dagli scout di Nardò.
Sta riscuotendo successo l'iniziativa degli scout di Nardò, Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiano, che ha avviato il servizio di consegna domiciliare della spesa per generi di prima necessità, alimentari, farmaci, soprattutto per i cittadini che hanno più di 65 anni, ma anche per tutti coloro che per qualsiasi motivo non possono o non vogliono allontanarsi da casa. Il servizio è completamente gratuito ed è attivo dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 17. Con la massima privacy viene accolta la richiesta. Il capo scout provvede ad eseguirla. A casa dei richiedenti si presenta un volontario attrezzato con il materiale identificativo, prendendo in carico la lista della spesa e il denaro necessario. Effettuata la spesa, il volontario la consegna a casa con lo scontrino e l'eventuale resto del denaro. La richiesta è tanta e per far fronte alle esigenze del popolo si invitano tutti coloro, anche non scout, che volessero contribuire all'iniziativa impegnandosi personalmente a contattare il gruppo. Ciò al fine di rispondere nel modo più efficace possibile alla domanda che l'attivazione del servizio potrebbe generare. L'associazione Scout Laica è un movimento nato nel 1912 e oggi conta 13.000 soci. Dal 1916 è riconosciuto ente morale sotto l'alto patronato del Capo dello Stato e dei Ministeri della Pubblica Istruzione, degli Affari Esteri, dell'Interno e della Difesa. Noi abbiamo dato mandato a quello che è il nostro motto, Estote Parati, del nostro capo scout, Baden Powell. E spinti da questa voglia, che sicuramente non è quella di essere protagonisti facendoci pubblicità, ma protagonisti del servizio, ci siamo rimboccati le maniche e siamo scesi immediatamente all'aiuto dei più bisognosi, quindi gli anziani e le persone che magari potevano avere delle difficoltà nell'uscire e poter reperire quelli che erano i beni, diciamo, principali, gli alimenti o i farmaci o le ricette o anche degli esami necessari affinché loro potessero andare avanti. Niente, abbiamo lanciato questa idea al sindaco, il quale l'ha sposata vivamente e ci ha dato il patrocinio della città di Nardò. Queste appunto le dichiarazioni ai nostri microfoni del capo scout di Nardò al servizio della comunità. E siamo collegati con il sindaco di Nardò, Pippi Mellone. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a voi e Quindi grazie. un utile servizio quello di distribuire generi alimentari ma anche farmaci ai più bisognosi, alle persone anziane, a quelli che comunque hanno difficoltà a muoversi in questo particolare momento. Assolutamente sì, è un servizio che abbiamo sposato con grande entusiasmo, soprattutto in questo momento di difficoltà per tutti. È un servizio non solo per gli anziani, ma a disposizione di tutti i cittadini di Nardò. Quindi di questo ringrazio ovviamente, torno a ringraziare Michele Muti, tutto il gruppo degli scout e tutti coloro che stanno collaborando e sono sempre più a unirsi a questo importante servizio per la comunità. Grazie per questo contributo, le auguro buon lavoro a lei e alla sua comunità. Intanto, prima di passare al prossimo collegamento, dovremmo avere il sindaco della città di Mesagne. Abbiamo detto nel corso del TG, quanto dichiarato dall'onorevole Francesco Paolo Sisto. I parlamentari e i consiglieri regionali di Forza Italia stanno predisponendo un esposto a nome appunto di tutti i parlamentari, a proposito di quello che sta avvenendo sui controlli, anzi sui non controlli, per chi si sta spostando in queste ore, in questi giorni, dal nord per scendere qui al sud. E proprio le posizioni di centrodestra in Puglia stanno incalzando Va il bene. governatore Michele Emiliano, e il governo Conte proprio sulla gestione dell'emergenza coronavirus. Ci spostiamo, così come vi avevo preannunciato, da Nardò a Mesagne e siamo in collegamento telefonico con il sindaco Toni Mattarelli. Buon pomeriggio, sindaco. Salve, buon pomeriggio a tutti. Allora, la situazione, abbiamo visto in molti comuni, si sta procedendo la sanificazione, si sta cercando anche con l'aiuto dei volontari della protezione civile, delle associazioni di volontariato, di cercare di superare le difficoltà per coloro i quali sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni, impossibilitati, diciamo, a poter effettuare acquisti, generi di necessità. Quindi il territorio di Mesagne come sta vivendo questa situazione? Alla luce anche, e sicuramente l'appello dei sindaci, quello di rimanere a casa perché le violazioni ci sono e fioccano anche le denunce. Guardi, qui a Mesagne si sta procedendo con molta disciplina, quindi non ci sono grossi Scusa, problemi Gianluca di Budano, non Antonino, rispetto alle buonasera. regole. No, 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 È no, così. evidente che è un contesto,
diciamo, originale, nuovo, mai vissuto in precedenza, per cui c'è voluta una certa gradualità per abituare tutti al rispetto delle regole. L'amministrazione comunale purtroppo vive una fase complicatissima, perché il governo centrale evidentemente è impegnato sul contenimento del virus e quindi emana decreti a cui devono seguire immediatamente atti concreti, e i comuni devono far fronte poi alle conseguenze di questi atti. Attenzione, non è una colpa che attribuisce al governo, è un dato oggettivo. Il governo centrale stabilisce alcune cose e noi un minuto dopo dobbiamo cominciare a lavorare affinché quelle cose possano essere rispettate, e dobbiamo anche poi agire sul fronte dei bisogni che si vengono a creare, perché se è vero che questo blocco sta creando profondissimi disagi agli imprenditori, agli esercenti, alle pizzerie, ai ristoranti, veramente problemi molto, molto seri, perché avere attività chiuse per un periodo così lungo è veramente un problema gravissimo, e l'auspicio è che il governo possa ovviamente attuare misure per sostenere queste persone. Dall'altra parte ci sono invece cittadini che vivevano alla giornata, cioè che si guadagnavano il pane giorno per giorno, e che oggi improvvisamente si vedono privi anche di quel minimo di sostentamento necessario per la famiglia. Allora lì i sindaci devono per forza ingegnarsi per garantire la sopravvivenza di questi propri concittadini, la sussistenza, ed è un compito gravosissimo, e occorre fare ricorso ovviamente non solo alle risorse comunali ma anche all'impegno di tanti altri cittadini di buona volontà. Grazie Sindaco, e proprio in questo istante, da qualche minuto, il Sindaco di San Vito dei Normanni, Domenico Conte, conferma la notizia di un altro contagio di un cittadino sanvitese. L'ASL scrive sulla sua pagina social: il Sindaco di San Vito dei Normanni, Domenico Conte, ha tempestivamente attivato i controlli, i protocolli, disponendo la quarantena dei soggetti potenzialmente a rischio, perciò la situazione è sotto controllo. Vi invito, dichiara, a restare tranquilli, continuando a porre in essere le misure di contenimento ripetutamente evidenziate. Ora più che mai è richiesto a tutti noi di dimostrare, dice ancora il Sindaco di San Vito dei Normanni, compattezza, solidarietà, ma anche senso di responsabilità. Quindi questa è la notizia proprio attraverso i social da parte del sindaco di San Vito dei Normanni, Domenico Conte, che parla conferma la notizia del contagio di un cittadino di San Vito dei Normanni, e informa anche che l'ASL ha tempestivamente attivato i necessari e dovuti protocolli, disponendo appunto la quarantena dei soggetti potenzialmente a rischio. Ma siamo collegati perché abbiamo parlato con i sindaci impegnati anche a fronteggiare questa emergenza grazie alle associazioni di volontariato della Protezione Civile. Ma siamo adesso per essere in linea con il direttore del Consorzio dell'Ambito Territoriale Brindisi 3, Gianluca Budano, perché ci sono delle novità per quanto riguarda questa situazione. Però in attesa di collegarci con Budano, siamo invece collegati con un ex sindaco, che è Francesco Ferraro, ex sindaco di Acquarica del Capo, che ha fatto una proposta interessante, un appello ai sindaci del Salento. Dottor Ferraro, vuole spiegarci nei dettagli questa sua proposta? Sì, buonasera a voi e a tutti i telespettatori. Io sono ex sindaco del comune di Acquaria del Capo, che successivamente alla fusione oggi faccio parte del comitato consultivo insieme al commissario prefettizio. Io credo che in questo momento è un momento veramente di difficoltà, di distanamento per il mondo intero. Noi non dobbiamo separarci, dobbiamo andare avanti. Non ci sono più né comuni, né province, né regione, né Stato. Siamo tutti impegnati ad affrontare questo problema. Uno ormai è di tutti i giorni che si ascolta che naturalmente ci può essere una crescita anche nel Mezzogiorno, nel Salento, in modo esponenziale. Noi ci dobbiamo attrezzare, augurandoci che tutto questo non possa servire. Uno dei problemi maggiori è quelli di avere sicuramente
un numero maggiore di posti letto atti all'emergenza, quindi di rianimazione e via di seguito. Tutto questo naturalmente io credo che sia necessario, facciamo un grande, con un ruolo importante per noi tutti, quello di poter devolvere alla ASL, agli ospedali, insomma a chi naturalmente è di competenza questo aspetto, credo ai direttori delle ASL provinciali e quant'altro, di devolvere una somma ogni singolo comune in funzione naturalmente del numero di abitanti per poter raggiungere almeno in provincia di Lecce circa 6 milioni di euro. In questo modo 50-60 posti altri ulteriori di emergenza e di rianimazione riusciamo naturalmente a metterli su. Io mi auguro che tutto questo non possa servire, però se noi ci organizziamo e diamo veramente anche con un senso di responsabilità, con interesse, con determinazione, questo è un risultato che certamente tutti insieme lo possiamo naturalmente raggiungerlo ed ottenerlo. Grazie. Ci tengo a sottolineare, direttore, che tutto questo noi lo possiamo fare, perché noi ogni anno, dopo i bilanci, l'approvazione dei bilanci comunali e dopo il consultivo, noi abbiamo l'avanzo di amministrazione. Invece di destinarlo in questo momento per realizzare opere pubbliche e quant'altro, oggi lo destiniamo questi importi per poi recuperarli nell'avanzo di amministrazione. Quindi credo che questo non chiediamo alcun sforzo a nessuno, ma tutti insieme lavoriamo sempre per i nostri cittadini. Ecco, la ringrazio per questo suo contributo. Io mi auguro che i sindaci possano anche raccogliere questo appello, perché come ha dichiarato l'ex sindaco di Acquarica del Capo, Francesco Ferraro, ogni piccola buona pratica è utile proprio per affrontare l'emergenza, perché insieme siamo capaci di superare questo momento difficile, questa difficile prova. È anche attraverso queste proposte che si può venire incontro a quelle che sono le esigenze della popolazione, alle esigenze anche dei comuni, piccoli o grandi, ma anche c'è chi si sta organizzando sul territorio, lo avevamo preannunciato, e riguarda il consorzio dell'ambito territoriale Brindisi numero 3. Il direttore Gianluca Budano, abbiamo ascoltato dalla voce dei sindaci come si stanno organizzando, e vediamo come si sta organizzando, come si è già organizzato invece il consorzio ambito territoriale numero 3, che raggruppa diversi comuni del Brindisino. Buon pomeriggio, dottor Budano. Buon pomeriggio, direttore. Allora, come state fronteggiando questa emergenza come consorzio? Beh, abbiamo pensato di semplificare l'accesso a qualunque tipo di prestazione da parte dei cittadini in difficoltà, istituendo una cosa che può apparire banale ma è semplicemente lineare, come l'istituzione di un numero verde e di un numero WhatsApp a cui rispondono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 17 i nostri dipendenti in telelavoro. Quindi è stata anche una misura che ha consentito di conciliare e di rendere utile lo smart working dei nostri dipendenti, tenendoli impegnati e utili ed efficaci nella propria azione. Chiamando a questo numero verde noi ci siamo in contatto, capiamo di cosa si tratta: se è un semplice problema di consegna farmaci a domicilio, se è un problema come stamane invece di farmaci da prendere da una farmacia ospedaliera come quella dell'ospedale di Francavilla Fontana, se dare rassicurazioni al figlio di un malato oncologico. Vi dico la casistica di queste prime ore, che da Torino ci ha chiamato per sentire, per capire come poter aiutare il proprio genitore solo in casa a Carovigno. E mischiamo questo fabbisogno, che è un fabbisogno che può essere anche, questa è la novità, un segno di vicinanza alle famiglie che hanno necessità di essere supportate nella genitorialità dei propri figli in questa fase difficile di chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus, o può essere un caso più complesso, dove quindi noi collaboriamo con i comuni, con tutte le reti che hanno attivato sul proprio territorio, ma semplifichiamo l'accesso, dando un senso di sicurezza ai cittadini che non si devono perdere tra i 100 numeri di cellulare che a vario titolo enti, istituzioni e associazioni hanno diffuso, che potrebbero semplicemente, pur essendo utilissimi, disorientare i cittadini. Semplifichiamo l'accesso, e questo
Credo che ci serva per dare sicurezza ai cittadini in questa fase molto molto delicata che l'emergenza epidemiologica ha offerto. Grazie, semplifichiamo l'accesso, ha detto appunto il direttore Gianluca Budano del Consorzio dell'Ambito Territoriale numero 3. E in Italia l'epidemia si è diffusa all'inizio della Quaresima. Il vescovo della diocesi di Oria, Monsignor Vincenzo Pisanello, dal santuario di San Cosimo alla Macchia d'Oria, ha invitato tutti in questo particolare periodo storico a vivere in modo consono tenendo presente il Vangelo. Carissimi amici, sappiamo tutti quanti di vivere una situazione particolarmente grave nell'Italia e nel mondo intero. Come vivere questa situazione? Certamente osservando rigorosamente le disposizioni che le autorità ci hanno dato. Ma come cristiani dobbiamo anche imparare a vivere in un modo consono al Vangelo. Se ci abbiamo fatto caso, in Italia l'epidemia è scoppiata all'inizio della Quaresima. E la Quaresima è un tempo di deserto, è un tempo in cui si abbandona tutto. Il Signore ci sta chiedendo proprio questo, utilizzando questa situazione di gravità. Il Signore ci sta chiedendo di abbandonare ogni cosa, di dedicare più tempo alla preghiera. E siamo qui nel santuario dei Santi Medici, i nostri Santi Medici. Davvero vogliamo affidarci più di sempre alla loro intercessione. Allora vi invito adesso, insieme con me, a pregare e a invocare l'intercessione dei Santi Medici. Per noi, per gli ammalati, per il mondo intero, per i defunti, per coloro che stanno in un modo veramente meraviglioso operando nel campo della sanità. E con il messaggio del vescovo della diocesi di Oria, Monsignor appunto, ci ha detto in poche parole, in poche battute, che è necessario vivere in questo particolare momento in modo consono al Vangelo, tenendo presente il Vangelo. E Monsignor Vincenzo Pisanello, vescovo della diocesi di Oria. Vi ricordo l'appuntamento in diretta, lo sforzo del gruppo editoriale Distante per far arrivare anche questi momenti di preghiera e di fede dalla Basilica Pontificia Minore del Santissimo Rosario di Francavilla Fontana alle 18.30. Vi ricordo la diretta della Santa Messa. Si chiude qui lo spazio dedicato all'approfondimento coronavirus. L'appuntamento è l'aggiornamento per tutte le notizie ai prossimi notiziari. Si chiude qui questa pagina. Buon pomeriggio, buona serata.